Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Serviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Allora, per fare questo glitch non servono tanti requisiti, l'unica cosa che diciamo serve è che dovete avere, io faccio un esempio, parto con 1.000.000 per non impicciarvi il cervello, per farvi capire, ho 1.000.000 nel portafogli e $100 in banca. Come vedete io sto mettendo 1.000.000 nel portafogli e $100 in banca per fare questo glitch. Allora, 1.000.000 equivale al prezzo dell'auto che io andrò a comprare, quindi in questo caso io andrò a comprare un Hadder, per esempio. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico, ragazzi. Quindi io vado a comprare un Hadder che costa 1.000.000. Fate bene attenzione. Quindi potremmo fare il glitch con tutte le auto, ragazzi. Però l'importante è che abbiamo il prezzo dell'auto che vogliamo comprare nel portafoglio e $100 in banca. Cioè, se noi vogliamo comprare un'auto che costa 3.500.000, dobbiamo avere 3.500.000 nel portafoglio e $100 in banca. Vale per tutti quanti i veicoli. Con questo glitch possiamo acquistare tutti quanti i veicoli del gioco, tutto, a patto che abbiate il prezzo del veicolo che volete spendere nel portafoglio e $100 in banca. Quindi io adesso vi sto facendo vedere una carrellata di tutti i veicoli, però comunque sia il discorso è quello, ragazzi. Quindi andiamo a fare il glitch. Io vado a ordinare un attimino per prezzo, così troviamo subito l'Hadder e passeremo all'atto pratico, ragazzi. Quindi scendiamo e cerchiamo l'Hadder. Ecco qui l'Hadder. Allora, io, come vedete, l'Hadder costa 1.000.000. Ricordatevi, il prezzo dell'auto nel portafoglio è $100 in banca, vale per tutte le auto, ragazzi. Seleziono il colore, vado a selezionare acquista e mi posiziono su centro operativo mobile. Il centro operativo mobile deve essere vuoto. Nel frattempo il vostro amico, come vedete che è qui davanti a me, che vi sta dando una mano, chiamerà l'Amar e vi manderà il rapinatore. Non appena arriverà il rapinatore, che il rapinatore vi toccherà, in questo caso sarà questa cicciona che adesso tornerà indietro. No, scherzo ragazzi, non discriminiamo chi è un po' su di peso, insomma. Comunque, come dicevo, non appena il rapinatore ci toccherà, noi dovremo schiacciare X per comprare l'auto. Come avete visto, in basso a sinistra mi è arrivata la notifica che io ho comprato l'auto. Però ragazzi, non ho speso un soldo. Adesso riuccido il rapinatore per riprendere i miei $100. E come andiamo a vedere, io non ho speso un soldo. Vedete in alto a destra c'è 994.000, non so perché ogni tanto si perdono quei $5 o $6, però insomma non sono molti rispetto a quello che andremo a guadagnare. A questo punto ragazzi dovremo attendere che ci arrivi il veicolo. A questo punto ragazzi, quando ci sarà arrivata la notifica, come state vedendo in basso a sinistra, entreremo nel nostro centro operativo mobile e andremo a vedere il veicolo che abbiamo appena comprato. Come vedete in alto a destra i soldi sono rimasti sempre quelli e nel nostro centro operativo mobile avremo l'auto che abbiamo appena comprato. Alcune volte ragazzi questo glitch fa un bug un po' strano, diciamo, che magari quando usciamo dal centro operativo mobile usciamo senza veicolo. Però niente paura ragazzi,
basterà tornare nel centro operativo mobile e prendere, salire nuovamente sull'auto ed uscire dal centro operativo mobile. È abbastanza semplice come glitch, ragazzi. Una volta fatto ciò, andate allo Santos Custom e andate per vendere il veicolo. Ovviamente, ragazzi, venite a venderla se avete bisogno di venderla. Io sono venuto a venderla perché ho tutti i garage piani, quindi non sapevo dove mettere quest'auto. Comunque potete anche metterla in garage tranquillamente senza nessun problema. Il glitch funziona anche senza centro operativo, ragazzi. L'importante è che il posto in garage sia vuoto, cioè la stessa metrica del centro operativo. Se non avete il centro operativo, fatelo in garage con il posto vuoto, ragazzi. Dopo che avete fatto la prima volta il glitch, basterà che vi fate due conti con le auto e con i soldi che avete in tasca. Io ho 1.594, c'è un'auto da 1.595, andrò a ripetere il glitch con quell'auto, ragazzi, più i 100 dollari in banca. Ragazzi, il glitch è abbastanza semplice, fatelo in fretta perché penso che venga patchato molto in fretta, ma veramente veramente molto in fretta. Penso di aver detto tutto. Questa è l'auto, ragazzi, per fare il passaggio successivo nel mio caso, poi voi nel vostro caso vi fate i vostri conti. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Paranoid of getting buried. One of us gon' see the cemetery. Hey, wonder if my lifestyle.